Roberto, adesso tu non lo fai mai, ma qualche traccia su chi gioca, perché pensiamo che possa giocare l'altro clone, cosiddetto, ecco. Hai detto l'altro clone, un po' così, insomma, però sì, sicuramente alterno in un modo ad altri ragazzi che hanno giocato meno di essere nella partita, ho bisogno di vederli all'opera un po' come in maniera più continuativa, quindi ci saranno diversi cambi oggi. Finisco, anche perché al di là della partita di domani, che poi direi quanto conta per il Bologna e per te, tu hai bisogno probabilmente anche di alternative in questo momento, almeno in paio di parti, forse in tutte e tre, nel senso che c'è da campo e anche a scelta, ma magari qualche alternativa valida ti serve in un momento in cui insomma, le prestazioni non sono le stesse di due mesi fa e anche i risultati. Non è solo in funzione di quello, in funzione del fatto che ci sono giocatori che diciamo che mediamente stanno tutti bene fisicamente, quindi non ci sono grossi problemi. Quindi per dare un po' più di respiro, un po' più di alternanza e comunque rendere più partecipi anche chi ha giocato meno, chi ha meno minutaggio, però poi le caratteristiche le conosciamo, ormai le sappiamo e so quello che un giocatore può dare rispetto a un altro, quello che mi preme e che è importante ora è riuscire a dare veramente una motivazione che sia massimale. Credo che la differenza nella partita con l'Atalanta sia stata un po' questa. Alla fine nessuno ha, come dire, fatto una brutta prestazione, però la sensazione che ho avuto è quella di aver visto una squadra come l'Atalanta che mi ha dato l'impressione di avere, come dire, più voglia di fare il risultato rispetto a quella che abbiamo dimostrato noi, no? Non è che non ne avevamo, però in campo loro hanno dato un po' di più questa sensazione e quindi è fondamentale, questa fa veramente una grande differenza. E questo aspetto è un aspetto che dobbiamo cercare di incrementare e migliorare per tutti quanti i protagonisti. Poi magari c'è qualcuno che, come dire, l'ha più nelle sue corde e qualcuno invece che a volte fa un po' fatica a tirarlo fuori, no? Non riesce a dare continuità in questo tipo di atteggiamento, ma è fondamentale. Anche in questo momento si ha ottenuto questi risultati perché ha veramente questo spirito. Poi le prestazioni magari si decidono sempre su determinati episodi, no? Però comunque quella spinta mentale è quella che poi nella parità crea veramente la differenza. Completo il concetto, visto che c'è questa idea abbastanza diffusa, tutto sommato in parte condivisibile di questo campionato, in questo momento siamo solo a novembre, ma sembra già aver delineato alcuni verdetti. Allora voglio dire, il concetto dell'assenza di un obiettivo reale può essere un problema non solo vostro, ci sono anche altre squadre nella tua condizione, cioè a pancia piena, tra virgolette, rispetto alla salvezza, a novembre oggi l'avete. No, io direi proprio di no, perché quello che è successo, che sta succedendo all'Atalanta o qualche altra squadra, può succedere poi comunque anche a chi è dietro di noi in questo momento. Quindi basta una squadra o due che hanno la capacità, la forza e la bravura di infilare 3-4 risultati positivi e tutto si rimette in discussione, no? Perché poi esce magari una barra due squadre dalla zona pericolosa e chiaramente poi vengono coinvolte altre. Quindi chi ragiona così è chi ragiona solo in funzione del fatto di adattarsi ad una situazione. A me non piace adattarmi a una situazione, a me piace cercare di esprimere il meglio di quello che sono le mie capacità. E questo è l'obiettivo. E l'obiettivo è quello di guardare chi ci sta davanti e cercare di acchiapparlo.
lo si può recuperare solo attraverso i risultati e le prestazioni, e non pensando il Crotone fa così, il Palermo fa così, il Pescara non riesce a vincere. Questo è un ragionamento di, non dico di un perdente, ma è un ragionamento di chi si guarda solo ed esclusivamente dietro le spalle. Non mi piace vivere guardandomi alle spalle, mi piace vivere guardando a chi ho davanti a me che sta facendo meglio di me, e questo mi fa, tra virgolette, rabbia, perché so di avere dei valori che non sono inferiori a 4-5 squadre che ci stanno davanti, e però loro stanno facendo meglio di me. Questo è il mio obiettivo, non è quello di sperare che quelli dietro continuino ad avere un andamento negativo. Questo non è, è un ragionamento, un comportamento di chi vuole crescere, di chi vuole migliorare, di chi vuole essere ambizioso, no? Buongiorno, secondo lei perché la Coppa Italia negli anni, come percezione diffusa sia del pubblico ma anche degli addetti ai lavori, è così, dico, vilipesa, ma insomma così poco considerata? Ma possono essere molteplici i ragionamenti, no? È chiaro che se una squadra va ad affrontare un avversario magari di valore inferiore, però partendo da una posizione di classifica di un certo tipo, allora hai un certo tipo di considerazione in quella prestazione, in quella competizione, no? Se tu hai una classifica, non so, da quarto, quinto, sesto posto, allora diventa probabilmente più appetibile. Se sei in una situazione di classifica magari un po' più difficile, un po' più difficoltosa, e poi sai che comunque andando avanti troverai la Juve piuttosto che il Napoli o la Roma, che sono avversari di valore assoluto, difficili da poter battere, allora cominci a fare ragionamenti diversi, no? Io credo che ogni partita debba comunque essere disputata e meriti il massimo dell'attenzione possibile, perché poi alla fine devi fare 90 minuti, come succede in queste competizioni, a volte devi farne 120, no? Avete visto l'Empoli ieri piuttosto che il Torino, e la fatica la devi fare, perché devo spendere 120 minuti di energia quando un impegno e una volontà superiore vuol dire magari far finire la partita prima e quindi spendere poi ancora meno, no, di quello che è necessario. Poi anche nel gergo comune c'è sempre, no, da parte di tutti un po' questo modo di ragionare, no, di dire le cose riguardo alla Coppa Italia, e che poi diventano un po' un luogo comune, e anche i protagonisti ne fanno un po', come dire, ne fanno diventare un po' un loro linguaggio. Io non credo che non sia giusto. Poi che la Coppa Italia possa rappresentare il primo obiettivo di una società, posso anche capirlo, però quando poi ci sei è giusto che tu la risolvi in una maniera giusta, perché poi comunque ti dà la possibilità di, se arrivi in fondo, di avere un bello sbocco, no? Di avere una bella opportunità, è un peccato, no? Dire comunque andare a disputarti il prossimo turno con avversari di valore superiore, e comunque di attirare gente, di portare pubblico, io credo che sia una vetrina che merita rispetto a questo punto di vista. È colpa forse anche della formula, cioè con le 8 migliori del campionato precedente che entrano solo ad un certo punto, forse bisognerebbe cominciare tutti dalla stessa idea. Questo è sicuramente un qualcosa che secondo me è un po' incentiva in senso negativo la pila a questa competizione, no? Basta vedere come viene fatta nel campionato inglese, no? A volte ti trovi delle sorprese belle, soprattutto è bello anche per chi parte sfavorito, no? Giocatela già dall'inizio in quel modo, no? Secondo me non è una cattiva soluzione. Queste sono un po' quelle formule che forse ragionate in maniera diversa possono incentivare ancora di più. Tutto questo per dire che domani sera cosa ti aspetti? Mi aspetto una grande prestazione, quindi non mi aspetto
da parte di tutti dei segnali positivi. È chiaro che quando il morale è a mille tutte le cose vengono più facili, però attraverso le difficoltà bisogna saper crescere, bisogna saper cogliere soprattutto tutti quegli aspetti che ti possono essere di vantaggio, d'aiuto, no? Fare una prestazione domani sera male, sottotono, non prendere per la serietà che merita questa competizione, vuol dire poi trovarti dopo 4 giorni a fare un'altra partita con il morale che chiaramente non è migliorato, anzi, tutt'altro, no? Quindi domani sera si può anche perdere, però bisogna perdere attraverso una prestazione di grande spessore, di grande orgoglio, di grande vitalità, questo è importante. Perché ha cambiato tanto la squadra, perché in attacco ormai i giocatori sono rimasti in porto. Beh, insomma, Di Francesco è tornato disponibile, Monier c'è, davanti chiaro con la punta centrale non abbiamo tantissime alternative, però poi al centrocampo abbiamo i giocatori che potrebbero ricambiare, anche in difesa, a parte Ferrari che è squalificato. Quindi non può essere la competizione, però insomma Marios è assolutamente a disposizione, così come Kraft, così come Baie, ci sono delle alternative. Tutti quanti loro hanno la possibilità domani sera di far vedere. Abbiamo deciso fin qua questa assente, può essere un alibi? No, ma non deve essere vista come un alibi, no, è un dato di fatto. È chiaro che se certi giocatori che hanno giocato di più rispetto ad altri sono venuti meno per infortuni, qualcosa incide, ma non visto come una scusa per nulla, no? Si può fare comunque bene. È chiaro che se nell'impostazione di una squadra ci sono giocatori che hanno un privilegio rispetto agli altri, un privilegio inteso come valore, vuol dire che qualcosa gli altri concedono rispetto a questi, quindi puoi perdere qualcosa, ma devi riuscire a sopperire con altre qualità, con altre caratteristiche, con uno spirito di compattezza, di gruppo e di unione che deve essere superiore, no? A volte si vedono spesso, no? Capitano anche a noi, di avere delle formazioni che sono tra virgolette rimaneggiate e poi dopo si vedono le prestazioni che magari nessuno si aspetta. Insomma, queste qualità bisogna sapere tirare fuori sempre, non solo nella necessità, ed è questo il vero salto di qualità che dobbiamo fare, che tutte le squadre cercano e vogliono fare, no? Quanto tu sai di affrontare le partite avendo questa forza, questo stimolo, è chiaro che cresci sempre. Se invece pensi che sia necessario solo tirarlo fuori quando sei in estremo bisogno, non hai alternative, quello non è un segnale positivo, secondo me. Lo farai giocare questo ragazzo, che come lo chiami tu? Okonkwo o Oji? Oji gioca domani? Beh, le alternative sono lì per Di Francesco, Meunier e lui sugli esterni. È chiaro che Di Francesco sta bene, ma il rischio è solo la durata, no? Però per far sì che Di Francesco possa avere una durata superiore bisogna giocare, poi vedremo quanto terrà, quanta autonomia potrà avere. Oggi da questo punto di vista non ha grossi problemi, però è anche un giocatore che con noi non ha mai giocato 90 minuti, no? È sempre entrato, sono entrato in queste due circostanze, quindi è un'alternativa assolutamente valida. E torna da Costa? Non lo so ancora se torna da Costa o se potrebbe anche il commis. Stamattina voglio valutare bene anche questo aspetto, insomma.
uno di loro due, però. Per dare spazio per la Fiorentina. Beh, anche per vedere l'Europa, insomma, il comunismo non l'abbiamo mai visto, quindi è una riflessione che sto facendo da questo punto di vista. Ti volevo chiedere questo. Credo che se tu avessi Borsa nelle condizioni in cui, non dico al 100%, ma anche al 90%, la mia idea è che giocherebbe. Ti chiedo quanto è distante da questa condizione, se si porta a dire i problemi o se è anche una scelta tecnica tua. No, direi che da quel punto di vista lì, della condizione e dello star bene, adesso siamo molto vicini al 100%. Quindi domani sera sicuramente ci sarà. E voglio vedere la sua prestazione. Una scelta più tecnica, cioè le alternative, o una scelta proprio perché il giocatore non sta ancora? No, l'ho detto negli ultimi 10-15 giorni, ha superato un po' tutti i suoi acciacchi, i suoi problemini che l'hanno accompagnato l'anno scorso e all'inizio di questa stagione. Da questo punto di vista adesso non ha più problemi, non palesa più problemi, quindi adesso deve solo provare un po' di continuità. Ok? No. Ah, no. Buona giornata a tutti allora.